Lo dico, lo dico. Pretendo il curling sport invernale nazionale. No, 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 lo dico, no, no. Mai avrei creduto di appassionarmi nell'ultima settimana al curling. Mai, mai, mai. Ma questi due ragazzi ce l'hanno fatta. Vedete, mi devo sforzare su questo canale, c'è un nuovo video. Nuova medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 e arriva dal curling, doppio misto, dove Stefania Costantini e Amos Mosaner con un percorso perfetto, perfetto e dir poco, è veramente sminuente questo aggettivo per questi due ragazzi che ci hanno fatto sognare 11 partite, hanno giocato 11, le hanno vinte, vinte, sbaragliando gli avversari come se fossero, non lo so, non lo so, ragazzi, incredibili, incredibili. Vittorie in finale per 8 a 5, quando ieri avevano vinto contro la Svezia per 8 a 1, distrutti anche i campioni olimpici del Canada, mostruosi, mostruosi, i campioni del mondo della Norvegia battuti in finale. Ragazzi, che campioni, che campioni, che campioni. Non ho più parole, non ho parole perché tutte le partite che ho vinto le hanno distrutti gli avversari. Qualcosa è andato tipo al nono end, all'end, quello diciamo di spareggio, ma tutti aperti, ieri in finale, in semifinale addirittura hanno vinto con un round d'anticipo, con un end d'anticipo, clamorosi, clamorosi. La partita era iniziata un po' in salita, leggermente, ma loro sono di una compostezza, di una forza mentale unica, sotto di 2-0, ma si sono presi, hanno preso il break, rubando diciamo il tiro ai norvegesi, forse sono portati sul 2-1, poi hanno fatto un 3-0 capolavoro, 4-1. E mostruosi ragazzi, mostruosi, mostruosi. I norvegesi hanno provato a giocare il power play, se non so se sapete, se avete seguito il power play, il curling. Il power play è quando, diciamo, nel curling, prima di tirare le 5, diciamo, le 5 stone, vengono piazzati 2 stone in posizione, diciamo, iniziale. Ti giochi il jolly, praticamente il power play, e decidi, la squadra che inizia a tirare decide di piazzare 2 stone a come vuole, decide lei, va, di scegliere dove posizionare le stone. Noi abbiamo limitato danni perdendo solamente un punto a zero, e poi abbiamo un po' rischiato. Mi è venuta la. Il, ho, ho, ho avuto un po' di paura quando nel settimo end i norvegesi, scusate, hanno fatto il 2-0, portandosi sul 7-5, diciamo, alla fine eravamo in sicurezza, ma noi ci siamo giocati il power play nell'ottavo end, e l'abbiamo, un attimo ho pensato di non aver avviato la registrazione, scusate, e l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo portata a casa con colpi di Amos Mosaner, mamma mia, che sbocciate che fa, i colpi chirurgici, io, cioè non lo so, penso che come secondo lavoro potrebbe fare la chirurga. E di una precisione che è veramente una mano ferma che manco il miglior chirurgo del mondo. Non lo so, ma vedono, tutti, cioè vedono cose che non hanno senso. Perché il penultimo di, non so se l'avete visto, praticamente c'è stato un colpo in cui Mosaner ha preso la boccia rossa, la stone gialla della Norvegia, l'ha tirata sulla rossa e la rossa sull'altra rossa, quindi si è avvicinata e abbiamo fatto il punto. Mostruose cose che un umano normale non riuscirebbe nemmeno a pensare, di avere un occhio di sponda, è un mix tra biliardo, bocce, una partita a scacchi, perché devi pensare anche a cosa potrebbe fare l'avversario se tu fai una determinata mossa. Sport veramente simpatico, simpatico da seguire. Veramente bello. Ora, che dire, che dire. Da quanto diciamo i telecronisti, non avevamo mai ottenuto una medaglia, diciamo di rilievo nel curling, l'unica era tipo negli juniores al mondiale. Questi ragazzi erano tredicesimi nel ranking prima di queste Olimpiadi, di questi giochi olimpici. Sono i più forti, non sbagliano niente, sono i più forti. E ora tocca, mi pare, alla squadra maschile, non lo so se la femminile è qualificata. Prima di queste Olimpiadi non sapevo letteralmente niente di curling, non sapevo neanche le regole. Niente, bellissimo, grazie, grazie ragazzi, grazie. Ma io poi mi emoziono quando sono i giochi olimpici. Mi emoziono, ieri quasi quasi mi avvicinavo alle lacrime per Arianna Fontana quando ha vinto, perché lo sport è questo, i giochi olimpici sono questi, è un sogno veramente, è un sogno. Che dire, andate a vedere il video anche di Ale sulla medaglia d'argento di Federico Pellegrino, che ha ottenuto nella sprint dello sci di fondo a tecnica libera sui 1500 metri argento. Anche oggi al terzo quarto giorno di Olimpiadi riusciamo a prendere medaglie, riusciremo a fare come le Olimpiadi estive?
su un buon itinerario. Siamo a 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, se non ricordo male. Comunque, le Olimpiadi sono lunghe, aspettiamo tanti altri nostri atleti che ci potrebbero regalare grosse emozioni e incrociamo le dita. Like, commenti, iscrivetevi al canale, prima di non perdere il nostro video, rimanete su Molino Sportsiano per seguire tutte le Olimpiadi invernali e molto altro. Ci vediamo al prossimo video. Dai Stefania, grandi amo sei Stefania, grandi.